Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su West Dusk Falls. Oggi giocheremo il capitolo 5 e se vedete questa schermata è perché io ho fatto partire il capitolo 5 ma non avevo fatto partire la registrazione, quindi fortunatamente mi sono fermato subito. Avete perso solamente una scena, che è la scena in cui il figlio della padrona del motel arriva sul luogo appunto della rapina, sul luogo del motel. E Vince si ricongiunge con la sua famiglia sempre lì sul luogo del motel. Non c'era da prendere nessuna scelta, era semplicemente la scena d'apertura del capitolo 5. Ho messo in pausa subito, ora siamo da Jay e quindi si riprende il capitolo. Vi ricordo come sempre di mettere un mi piace al video se vi sta piacendo la serie, di commentare per farmi sapere cosa ne pensate del gioco e che scelte avreste fatto nei momenti, diciamo, più importanti della storia. Di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti e di condividere questo video a coloro magari che potrebbe piacere questo gioco. Detto ciò, riprendiamo il capitolo 5. Eccoci qui. 3 giorni dopo il ricongiungimento di Vince con la sua famiglia. Quindi 3 giorni dopo la rapina. E infatti vediamo Jay che è ancora un fuggitivo. Vi ricordo che nel capitolo 4, che abbiamo giocato nello scorso video, potete trovare la playlist sia in descrizione che nel primo commento per recuperarvi tutti i video. Abbiamo fatto fuggire Jay dalla sua famiglia. E vi ricordo che io ho in mente un finale abbastanza Jay, preciso, sono io ubriaco o sembra di stare in una sala giochi? No, non ce l'abbiamo Space Invaders qui. Bene. Guarda ristorto, chiedere l'acqua, ordina un whisky. Così facciamo i grandi, no? Chiediamo dell'acqua. Comunque, Per appunto, favore, io sono posso in averne una blindrun, dopo? non lo sto giocando con voi per la prima Se volta vuoi questo bere, gioco, quindi non so se per effettivamente il finale ripagare. che ho in mente potrà Ti realizzarsi. si è rotta la Però, macchina per insomma, ci caso? sono parecchi indizi al Serve un passaggio riguardo. verso nord. Beh, io vado a sud. Provo con quel E il tipo. finale che ho in mente, ve lo ripeto ancora qui, è che Jay si unisca alla famiglia di Vince, che nel frattempo si rifà una nuova vita. E andranno a vivere insieme a Yellowstone nel parco nazionale, cioè vicino al parco nazionale di Yellowstone. Il classico colpo di fortuna. Mi scusi, per caso va a nord? Fino a dove? Dove mi può portare? Non ho molta simpatia per gli autostoppisti. Ma sentiamo, da chi stai scappando e cosa hai fatto per farli incazzare? Una qualsiasi di queste risposte genererebbe altre domande. Sicuramente non sono ricercato dalla polizia, anche se potrebbe prenderla come uno scherzo. Facciamo che sto solo viaggiando. Sto solo attraversando il paese. Voglio vedere posti nuovi. Devi essertene andato di fretta, visto che non hai neanche un bagaglio. Io viaggio leggero. E io viaggio senza passeggeri. E se ce la giocassimo? 3 freccette per uno. Se vinco, mi dà un passaggio. Se perdo, le pago un drink. Due drink? Ah, che diavolo, mi annoio. Ventisette, tocca a te. Vediamo se riusciamo a batterlo, tipo, eh? Sarà un quick time event? Non ho ben capito, sinceramente. Non male. Non male. Sì, me la cavo. Beh, secondo round. Cos'è? 25. Ehi, ralletto, Robin Hood. Voglio i miei drink gratis. Ultimo round. La posta in gioco è alta. Vediamo quanti punti fa lui. Guardate tutti che stanno guardando.
Stai tenendo duro, per ora. Senza fretta, ragazzo. Sarebbe un peccato sbagliare ora. Uela! Ho vinto. Mi stai imbrogliando? Entro. Non mi piacciono gli imbroglioni. Oh! Posso aiutarla? Sto cercando un maschio, 18 anni, capelli biondici, collegato a quella sparatoria del motel di Turok. Chi lo chiede? Qualcuno che era lì. Merda. Sbirre di merda. Le sembra un posto che serve i diciottenni. Vai, io la tengo occupata. L'hai visto o no? I suoi hanno ucciso il mio partner. Finirà dritto nel braccio della morte. È sicura di essere un poliziotto? Non è vestita come uno di loro. Sono fuori servizio. È personale. Sì, beh, non ho visto nessuno. E lei? Ha visto qualche minorenne qui stasera? Lei sembra piuttosto giovane. Risponda alla fottuta domanda. Ok, mi faccia pensare. Beh, c'è Shane al bar, quel ragazzone di Jean che viene sempre a cena, e Kyle. Oh, aspetti un momento. No, forse è Lyle. Ha visto un ragazzino o no? No, non posso dire di averlo visto, ma se lo vedo, mi chiamo? O meglio, potrei chiamarla comunque. Ok, siamo riusciti a scappare dal bar senza farci scoprire. Ehi. Di un po'. Hai ucciso quei poliziotti, fatto esplodere uno scuolabus e l'altra merda che dicono in TV? Non voglio problemi. Cazzo, ragazzino. Sei tu il problema. L'hai fatto davvero? Non sono stato io. Questa è la verità. No, non sono stato io. Peccato. Per un secondo mi eri quasi piaciuto. Ehi, e il mio passaggio? Non era una scommessa leale. Caccia ad un uomo di 18 anni ricercato per il plurio omicidio al Desert Dream Motel in Arizona. Stando a fonti interne, il procuratore distrettuale intende chiedere... Qual è il numero della ragazza? Che abbiamo preso perché non ce la siamo svignata senza salutare. Quindi è un'altra scelta che abbiamo fatto noi. Vediamo se la chiama, dai, chiamala. La chiamata? Sì. Indichi il suo nome. È di Roosevelt. Il tuo compagno di studio. Sono il suo compagno di studio. Pronto?
Ho una chiamata da parte del suo compagno di studio. Ah, ma io non ho un... Oh mio Dio. Sì, sì, accetto. Mi chiedevo quando mi avresti chiamata. Vanessa, mi serve aiuto. Perché? Che succede? Sono nello Utah, non ho soldi, non ho dormito. Ehi, ehi, rallenta. Nello Utah? Ti sei messo in qualche guaio? Ho problemi familiari, mettiamola così. Ho litigato con mio fratello, ha detto che... Non importa, me ne sono andato. Sono scappato. Merda, ok. Vuoi che li chiami per te? Potrei provare a... No, è troppo tardi. Ora sono solo. Non ho da mangiare. Non ho soldi. Guarda, le cose sono state una merda anche qui. Mio padre pensa che tu sia uno spacciatore. Ha trovato una vecchia busta d'erba nel cassetto delle magliette e ora sono in punizione per metà estate. Sul serio? Lo so, è fuori di testa, cazzo. Dove ti trovi? A Salt Lake City. Vicino al... all'Hotel Sabrina. Ok, ti prenoto una stanza. Puoi ordinare il servizio in camera, fare un pisolino e più tardi ti chiamerò per controllare. Vanessa? Sai cosa? Ci vediamo lì. Aspetta. Brava, Vanessa. Non hai gli esami? Brava. Fanculo gli esami. Preferisco aiutare un amico. Porca troia. Sei grande. Davvero? Me lo dicono spesso, sì. Prenoto la stanza a nome mio. A presto. Probabilmente me ne pentirò, ma adesso sei quello di cui ho bisogno. Lo so, Marlo. 2 anni sobrio e non riesco neanche a ricadere nel vizio con stile. Ma che ti... C'è qualcuno? Ok, forse allora è stata una fortuna che non abbiamo colpito. Scusa, poi... Cristo, finalmente mi addormento e tu vuoi massacrarmi con un... Cucini ora. Hai fatto irruzione in casa mia. La finestra era aperta. Si è bucata una gomma dopo il primo miglio. Ho perso Tyler. Jay ci ha abbandonati. Da allora sono in fuga. Avevo solo bisogno di un posto dove riposare, fare una doccia e... Vestiti, te ne devi andare, adesso! Cosa? Aspetta, Paul! Quel motel era la cosa migliore che mi fosse mai capitata.
E ora tu e i tuoi dannati figli! Quello che abbiamo fatto è imperdonabile, lo so. Vallo a dire al figlio di Joyce, al bambino che tuo figlio ha lasciato senza mamma. Devi credermi, se potessi tornare indietro. No, non sei venuta qui per scusarmi. Non sapevo dove andare. Sinceramente non mi importa. Non dirmelo, meno so, meglio è. Ti prego, non ho alternative. E pensare che una volta sognavo che tu apparissi nel mio letto. Ma questo... Cristo! Guardami, ho vissuto come un cane randagio, dormendo nei fossi, mangiando dai cassonetti. Ieri notte un barbone tossico voleva sbudellarmi con un taglierino. È una stronzata, mettiamola così. Sei sempre la solita. Racconta a Paul una storia strappalacrime e avrai quello che vuoi. Beh, adesso basta. Strappalacrime? Pensi che questo me lo sia fatta da sola? Sharon, si parla di voi al telegiornale. Ho sentito che hanno arrestato Tyler. Aveva una gamba rotta o qualcosa del genere. Che non è mai arrivato. Io l'ho aspettato, almeno finché ho potuto. Io... Cercheranno di farlo parlare, ma non lo farà. Sa cosa hanno fatto a Dale quei figli di puttana? Il mio bellissimo bambino. Ce l'hanno sempre avuta con lui. Scusa. Jay, almeno lui è riuscito a scappare, vero? Non so se è abbastanza forte per farcela. Prego che lo sia. Per l'amor di Dio, fa che stia bene. Tutto questo casino per qualche migliaio di dollari, ma abbastanza per non farci uccidere da quei delinquenti. Tutto per colpa di Bear, bastardo. Avevamo anche noi dei sogni una volta, ricordi? Ingrandire il bar, farlo fruttare, e quel viaggio in moto per il paese che hai sempre detto di voler fare. Avresti mai immaginato la tua vita così? Facciamo no, è orribile. Vediamo se qualcosa... Devo trovare una ragazza, mettere su famiglia. Poi ho incontrato mia moglie e almeno per un po' si è avverato. Fino a quando non ho rovinato tutto. Non così felici e contenti. Capisco. Nessuno dovrebbe essere solo. Perché sei qui a parlare del niente? Sei ricercata. Devi andartene. Scappa da questa città. Bear diceva che mi avrebbe portata via da Turok. E anche Dante mi ha amata per un po'. Sharon, a quei tempi, tutti ti amavano. Una volta mi hai detto che scelgo sempre l'uomo sbagliato. Beh, ero abbastanza giovane e stupido da pensare che avresti ascoltato. E da giovane e stupida pensavo di saperlo. Dovevo stare con te. Sì, avresti dovuto. Mi ripeto la classica stessa cosa storia. Da 20 anni. Non pensavo che l'avresti detto tu. Sei sempre stato un buon amico. Quando quei delinquenti si sono presentati... Quando non avevo nessun altro, tu ti sei fatto avanti. No, no, aspetta un attimo. Se stai parlando del... Sapevi che stavamo affondando, ma trovare il codice della cassaforte di Dante è stato... Se avessi saputo sarebbe... Oh, Gesù, non avrei mai dovuto... Oddio, oh diavolo! Penso che abbiamo bisogno di un drink, non è vero? Accetta, ormai. Ormai sei in ballo. Al motel ha riportato tutto indietro. La guerra, quello che abbiamo passato. Certe notti sento Bear attraverso le pareti che grida nel sonno. Non riesco a immaginare. Senti, nessuno sa del tuo coinvolgimento. E giuro che rimarrà così.
Ma odio doverlo dire. Ho bisogno del tuo aiuto. Voglio sapere cosa è successo l'ultima volta. Sharon, mi dispiace. Non posso. Non di nuovo. Ti imploro, per favore. Ascoltami e basta. O intende questa? Ti prego. Questa è l'ultima volta che succede. La rapina al motel. Quel suo libro va guardato più da vicino. Non sono solo tangenti. Dante ha preso soldi dalla malavita e li ha trasferiti tutti in un unico conto offshore. I soldi nella cassaforte sono solo la sua parte. Il tesoretto è in una banca in Venezia. E tutti i dettagli sono qui. Nessun nome, nessun documento. Basta solo entrare, consegnare la password e uscire con i soldi. Non posso farlo io. Una mossa sbagliata e mi sbattono in gabbia per tutta la vita. Ma tu... Poi smascheriamo Dante per quello che è. Calma, vendetta, chiamalo come vuoi. E quando il suo mondo gli crollerà addosso, noi saremo già lontani. Tu hai detto che saremmo dovuti stare insieme fin dall'inizio. Io dico che questa è la nostra seconda possibilità. Puoi rimanere qui a Turok ad affogarti nell'alcol. O possiamo stare insieme in paradiso. Ti rendi conto che se lo facciamo, se scompariamo, non potrai mai più vedere Jay. Ciò non significa che non possa aiutarlo, prima o poi. Troverò un modo. Tu mi hai lanciato un'ancora di salvezza. Ora tocca a me. Vieni con me. Allora, lui ormai è palesemente andato, quindi vai, baciala. Anche al gatto piace, eh? Aspetti qualcuno. No. Ciao cugino, sono io. Apri. Merda, è Dante. Che bello vederti. Scherziamo, dai, bel travestimento. Ehi, stai bene così? Sì, già. Ero così occupata a fare i bagagli per il viaggio che ho dimenticato cosa indossavo. Posso entrare? No. Pensavo volessi dormire. Non volevo fargli rifare il letto. Ho preso $200 dai risparmi di mio padre. Ti ho anche portato dei vestiti puliti e... E poi siamo pari, ok? Pari? Ma non mi devi niente. Oh, non te l'ho detto. Credo di aver superato l'esame di storia. Ah. Vai, sei davvero gentile. Sei Basta la persona più bella che così, abbia incontrato. Jay. Fidati, non sono così tanto una bella persona. Allora perché mi aiuti? Ascolta, stai facendo una cosa che ho sempre e solo sognato. Scappare. Da tutto. Quindi, se posso aiutare te in qualche modo... Che succede? È che... Se tu non fossi venuta... Ora non avrei nessuno. Sarebbe il momento Sicuro di confessare un po', Jay, famiglia. Sarebbe il momento. Lei non è mia madre. E i miei fratelli non sono i miei fratelli. L'ho scoperto l'altro giorno. La mia vera madre era una zia. Non so chi fosse mio padre. Oh, Dean. Deve essere terribile. Mi sento perso. Mettiamola così. E ora non so più chi sono.
Vorrei che non me l'avessero detto. Però così vivresti nella menzogna. Forse d'ora in poi la tua famiglia non è più la gente con cui sei cresciuto. Forse sono le persone che scegli. L'ho letto su una maglietta. Una bella maglietta? Scusi, quella non è la sua stanza. E invece sì, c'è mia figlia dentro. Oh mio Dio, come mi ha trovato? La vedi questa? Questa è la mia carta di credito che ha usato per prenotare questa stanza. Ora apri o chiamo la polizia. Papà! Che stai facendo? Chi altro c'è qui? Mi hai seguito, cazzo! Ma come... Pensi che non riceva un avviso di frode quando qualcuno usa la mia carta fuori dallo Stato? Ora, rispondi alla domanda. Cosa ci fai in un hotel di Salt Lake City? Non sono affari tuoi. Papà, no! Vanessa, vuoi finire come tuo fratello? Vivere una vita segreta, piena di bugie, fino a quando una mattina non ti portano all'obitorio. Oh, certo, incolpiamolo per la sua morte. È stato investito da un ubriaco. Alle 4 del mattino, con abbastanza merda in corpo da uccidere. Sai una cosa? No, ora basta. Torni a casa con me e questo è tutto. Posso almeno fare pipì prima? Ah, fai quello che devi. Che stai facendo? Secondo te cosa sto facendo? Vanessa, che succede lì dentro? Sì, ma quanto caga cazzo questo padre, oh. Sembrerà folle, ma credo che mia figlia sia appena scappata con un fuggitivo. Ripeto, questo è il momento. Grazie. Di confessare, Jay. Te l'ho detto, va bene. Adoro guidare. Avrei dovuto scappare di casa molto tempo fa. Dobbiamo essere prudenti. Teniamo calma. Gli occhi aperti. Tuo padre ti starà cercando. Non
ha visto la macchina. E passerà un po' prima che qualcuno denunci il furto. Ho troppo sicura di sé, lei, eh? Sarai davvero in Canada. Hanno più aree protette di tutti i 50 stati messi insieme, ti ricordi? Posso pescare, fare trekking, vivere nella foresta. L'unico problema è come arrivarci. Beh, mio fratello aveva un amico che si è trasferito a Idaho Falls. Ci potrebbe aiutare con i soldi della benzina e se la cava con i documenti falsi. Idaho? È parecchio lontano per te. Ho tutto il fine settimana. Possiamo fermarci in città a prendere dei vestiti e chiamare Todd da una cabina. Mi passeresti le sigarette? Vorrei che mia madre l'avesse fatto. Spiccare il volo prima che fosse troppo tardi. Che le è successo? Ufficialmente, cancro al pancreas. I dottori hanno detto che è stata sfortunata. Io penso che queste cose succedano quando passi la vita a fare quello che ti dicono gli altri invece di essere te stesso. Tuo padre era molto duro con lei? Con tutti noi. Non ci credo che mi abbia seguito fino in Utah. È preoccupato, mettiamola così, dai. Deve volerti bene se è venuto fin qui. No, vuole controllarmi. Pensa che sia come mio fratello. Lo sei? Sto facendo questo, no? Ti dirò una cosa. Starà dando di matto in questo momento. La sua bambina che ruba un'auto. Qual è la cosa peggiore che hai fatto in vita tua? Ho detto che è il momento di confessare, eh? Ho detto una bugia a qualcuno a cui tengo. Che bugia era? Non è importante. Beh, a chi hai mentito? Non è importante, ho detto. Ok, ma non dire bugie a me. L'amico di tuo fratello, pensi davvero che mi aiuterà? Ma aiuterà me. I volumi certe volte sballano, eh. È proprio un problema del gioco. Cioè, i dialoghi si abbassano un casino senza alcun motivo. Perlomeno ci sono i sottotitoli, quindi non si perde niente, però. Ho detto di aprire. Nasconditi. Montalo via. Temporeggia. Qualsiasi cosa. Non dire niente. So che sei lì dentro. Si sa che sei lì dentro. Fuori, Paul. Nascondi la rivista Paul. Nascondi il reggiseno, va che è meglio, forse. Forza, riprenditi, cazzo. Sto entrando. Scusa, ciao, io... È la bici da bambini qua fuori? Quella la sto sistemando per il figlio di Joyce. Non è molto, ma dopo quello che è passato... Ok. Ah, sei tutto rosso in viso. Ho della roba tua che hanno salvato dall'incendio. Attrezzi e quant'altro. Pensavo potessero servirti. Oh, grazie. Cavolo. C'è più buio qui che in una segreta. Ascolta, io non volevo che diventasse un tale casino. Gli Holt hanno scoperchiato il vaso di Pandora derubandomi. E se non riavrò tutto indietro, sono fottuto esattamente come loro. Quindi, hai progetti ora che il motel non c'è più? O ti richiuderai in casa per il resto della tua vita come nonna? Trova un nuovo lavoro. Trovare un lavoro?
qualcosa di diverso. Sì, magari il giardiniere. Un cambio di carriera, certo. Sai che stavo per diventare un analista per l'FBI? Un cazzo di lavoro d'ufficio, pensa te. Sembra una vita fa. Guarda questo piccolo mangiauomini. Se Clitus sentisse il tuo odore, sarei io a finire nei guai, eh? Ah, cazzo, questa maledetta ferita. Oh, hai l'aspetto di uno che sta come me. Un caffè potrebbe farci bene, no? Siediti, ci penso io. Quando mi uni al dipartimento, lo sceriffo Wilson mi faceva fare il caffè. Me lo faceva fare ogni mattina. Oh, quel tizio era esigente, cazzo. All'epoca pensavo che l'importante fosse fare la differenza. Ma fare il bravo ragazzo non è sempre così facile. Perché quando c'è qualche stronzo pazzo e non riesce a capire se ha in mano una Bibbia o una pistola, che fai? Eh? Rispondi alla domanda o nascondi gli occhiali? Rispondi alla domanda. Beh, segui il tuo istinto. È l'unica cosa da fare. Beh, come dico sempre, preferisco finire in piedi in un'aula di tribunale che sdraiato in una bara. O ancora meglio, toglietevi tutti dal cazzo e lasciatemi fare il mio lavoro. Scusa se te lo chiedo, ma perché ci sono due bicchieri lì? Sto aspettando qualcuno. È la scusa più plausibile. Pensavo che non avessi toccato alcol in questi giorni. Oh, la roba forte è per lui. Per me è rigorosamente soltanto soda. Ah, soda. In un bicchiere da shot. Certo. Senti, un uccellino mi ha detto che eri alla centrale prima. Parlavi con quelli dell'ufficio del procuratore? Sì, sai, mi hanno chiesto cosa ricordarsi del motel e di tutta la storia del bus. Volevano sapere se secondo te ero impazzito, giusto? Mi hanno fatto un sacco di domande che non... E qual è stata la tua opinione professionale? È posto fine allo stallo. Ho detto che hai fatto quel che dovevi. Ho fatto il poliziotto. È stata una scelta tattica. Quei bastardi stavano per scappare in Messico con un autobus pieno di ostaggi. Ho dovuto fare qualcosa, cazzo. E cosa ho ottenuto? Un buco nella spalla. Ecco cosa. Ora tutto si è trasformato in una inutile gara per la giurisdizione. Pure la dannata FBI. Anche Becky mi odia a morte. Faccio del mio meglio con lei, ma mi sa che non sarà mai abbastanza. Mm? Non sapevo fumassi quella mentola. Sto cercando di... Sì, ma questo qua sa vita, morte e miracoli di sto tipo, cioè... Adesso... Sì. Beh, se lasci che un vizio si impossessi di te, non ti lascerà mai. Non ti ho mai ringraziato per lo sconto su quella cassaforte da ufficio. Stesso modello che hanno messo nelle camere del motel, giusto? Sì, giusto. Sì, è strano. Dopo che gli Holt hanno fatto irruzione, ho
Ho trovato un foglio di carta con dei numeri. Come pensi che sapessero della sovrascrittura? Un po' di colore di paglia, dai, facciamo. Non mi starei accusando di qualcosa, spero. Dante, siamo una famiglia. Oh, certo. Il sangue non è acqua. Ah, ma una cosa è certa. Ovunque si trovi Sharon Holt, non sorseggia Margarita su una spiaggia tropicale. No, credo proprio che non sia andata troppo lontano. Avevo dimenticato quanto voi due foste intimi. Ti faciliterò le cose, visto che siamo una famiglia. Lei dov'è? Se n'è andata, ovviamente non la tradiamo. È lontano ormai. Perché lui è innamorato di lei, palesemente. Ma lei voleva dei soldi. Ho rifiutato, ovviamente. Avrei dovuto avvisarti, ma poi ha detto che se l'avessero beccata avrebbe dato la colpa a me, dicendo che l'avevo aiutata. Figlio di puttana, sei stato tu. Gli hai dato il codice. No, ascolta Dante, io posso... Avverti Dante, non avvertirlo. Non avvertirlo. Sto qua proprio un coglione. Non vai da nessuna parte. Ti porterò dentro per quello che hai fatto. Sappiamo entrambi che non è per quello che mi arresti. No. No, no. Non iniziamo con questa storia. Paul, vieni con me. Non è troppo tardi. Mi hai dato quella cassaforte. Lo stesso modello che hai messo nelle stanze del motel. E le hai dato il codice. Dov'è il mio libro? Ce l'hai tu, lo so. E non lo riavrai. Se non lo riavrò, sono finito. Tranquillo. Mi assicurerò che tutti i giornali ne abbiano una copia, dopo aver svuotato il conto. Queste persone, non sai con chi hai a che fare. No, no, non capisci? Non sono soldi miei! Paul, come hai potuto farmi questo? Te lo meriti. So da dove vengono quei soldi. Sharon mi ha detto tutto. Non sai niente. Prendi le sue difese invece che le mie, sangue del tuo sangue. Lo so che è stata lei a fartelo fare, Paul. Dai, ti sto dando la possibilità di non finire in prigione. Ora dammi la pistola. Dopo il Vietnam, giurai che non avrei più impugnata una. Lo sai. Smettila con queste stronzate da fricchettone. Dammi la pistola. Saremo liberi insieme. Puoi farlo. So che puoi. Noi aiutiamo Sharon. Oh, oh, Paul, le chiavi. Andiamo. Forza. Lo so. Porta via il gattino. Giustamente. Oh, meno male, cazzo. Finirai in un modo solo. Spegni il motore. Attenzione. Paul è fuggito a Cuba insieme a Sharon. Ok. Quindi quella storia non è finita? Sei sicura che sia adatta? Beh, ho trovato armi.
Questi due vanno in discoteca. Scusa, sai dov'è Todd? Ha detto che torna tra un'ora. Todd non voleva trasferirsi in Idaho, ma suo padre aveva dei parenti qui e sono gente ricca, e quindi... Questa situazione non mi piace. C'è troppa gente. Quadrifoglio? Che cos'è? Per il mal di testa. Credo sia ecstasy. L'hai mai provata? No. Tu sì? No, ma mio padre pensa già che sia una tossica, quindi chi se ne frega. Rifiuta. Non per me. Grazie. Uno di noi deve restare lucido. Possiamo rimanere qui. Non dovremmo stare qui. Potrebbe arrivare la polizia. Dean, è una festa. Questa musica è tipo... è davvero incredibile. Vado a prendere una bibita. Ok. Aspettavo di vederti spuntare dal nulla chiedendomi un favore. Beh, sono piena di sorprese. Attenzione, attenzione. Aspetta all'esterno. Senti, mi aiuti oppure no? Cosa mi dai in cambio? Oh, cavolo. Da qua giù sembri veramente alto. Cos'hai da guardare? Di, che stai facendo? Conosci questo tizio? E se lo conoscessi? Sono il suo ragazzo? Dai, dai, aumentiamo un po' la posta in gioco. Sono il suo ragazzo, e tu chi sei? Hai portato il tuo ragazzo a casa mia. Dean, per favore, va tutto bene? Amico, ti sta dicendo di andartene. Mi dispiace se questo ferisce i tuoi sentimenti, ma è quello che vuole lei. Fai il bravo. Non puoi vincere sempre.
Lasciali stare. Non facciamo saltare tutto. Ti aspetto alla macchina. Perché mi hai seguito? Era tutto sotto controllo. Hai detto che era amico di tuo fratello. Lo era. Ma siamo anche usciti qualche volta. Non te l'ho detto perché... non lo so. Non te l'ho detto e basta. Però volevi stare da sola con lui? Per convincerlo ad aiutarci. Cosa che, è vero, non ha fatto. Ma mi sono intascata questi. Quindi voi due... l'avete... Aspetta, sei geloso? Ovviamente sì. Non lo so. Forse. Dean, è molto dolce. Ma non devi. Gli ho chiesto di cercare una vecchia foto di mio fratello e mentre era distratto gli ho rubato dei soldi, tutto qui. E per il documento falso? Non ci può aiutare. Lui voleva troppo. Quanto voleva? Un pompino. Scordatelo e basta, ok? È uno stronzo del cazzo. Ma non ne vale la pena. Lascia che la faccia franca dargli una lezione. Lascia che la faccia franca perché dandogli una lezione scommetto che verremmo scoperti. Vorrei che mi avessi detto la verità. Scommetto forse quello che volete dovuto. Se noi entrassimo di nuovo lì dentro, verremmo scoperti. Senti, ho visto un campeggio dall'autostrada. Mi sento ancora alla grande. Andiamo a continuare lì la festa. Sì, va bene. E guarda un po', forse Jesse prende pure una bella ricompensa per non essere entrato a fare lo scemo. Idaho, E io che pensavo ci fossero solo campi di patate. È già qualcosa, no? Non sei come i ragazzi di scuola, i giocatori di football. Quelli delle Olimpiadi di matematica, i futuri agricoltori d'America. Sei diverso, non lo so. Sei vero, non so come. Nemmeno ci provo. Non so che cos'è, ma... quando ti guardo, mi sento... felice. Il momento di confessare ormai è andato, Mi fido di te, Dean. Quando lo farà sarà troppo tardi. Ecco, ok. Qua. Era una cosa che avrebbe dovuto fare molto prima. Senti, in realtà. Quando erano in macchina. Devo dirti una cosa. Il mio nome non è Dean. È Jay. Ok. E non sono scappato dalla mia famiglia. Mi hanno fatto fare una cosa brutta. Io ho aiutati a rapinare la casa dello sceriffo Romero. Non lo sapevo finché non siamo arrivati lì, ma lo sceriffo è tornato a casa. Siamo scappati. Ci siamo rintanati in questo motel sulla Route 66. Sei uno di loro, la famiglia di cui parlano al notiziario. Non volevo essere lì. Non è stata una mia idea. Ma i poliziotti questo non importa. E ora mi incolpano di tutto.
Sei perché arrabbiata? Il sottotitolo era Fischi Wow. Va bene. È solo... devo riflettere. Perché me l'hai detto? Come hai detto tu, ti fidi di me. E anch'io mi fido di te. Più di chiunque altro. Mi dispiace, io... non so perché l'ho fatto. Baciare la schiena. Si sarebbe Kisser Back, non baciare la schiena. Ovviamente Kisser Back. Non ovvero scusarti. Baciala di nuovo, baciala anche tu. È stato bello. Molto bello. Forse potremo rifarlo quando arriveremo in Canada. Aspetta, arriveremo. Pensavi che mi sarei persa tutto quello sciroppo d'acero? Vengo con te. Ma non puoi. Hai sentito cosa ti ho detto? Sono ricercato dall'FBI. Jay e Vanessa si sono innamorati. Va bene. Jay, giusto. Non ho più una vita a Turok dal giorno in cui mio fratello è morto. Mio padre è come un secondino, il cui lavoro è assicurarsi che non abbia mai amici, non rischi mai niente. Ogni singolo giorno penso di scappare. Invece sto con quella stupida uniforme, aiutando Mima, aspettando il permesso per fare qualsiasi cosa. Beh, sai la verità. Non ho bisogno del permesso. Questa è la mia occasione per un nuovo inizio. Non vuoi che venga con te? Ma certo che vuole che venga con lui. Ma sei sicura? Ora ti dico una cosa. So essere veramente testarda. Ok. Allora andiamo in Canada. Allora andiamo in Canada. Quindi Jay, eh? Sì, come la lettera. È carino. Perché sotto tutto era come l'uccello. Holt. Gli Holt sono a Turok da oltre 150 anni. Sembra quasi che tu ne sia orgoglioso. Basta, questa storia degli Holt, cosa te ne fregherà ormai? Ma ora è finita. È come hai detto tu. Farò le mie scelte da ora in poi. Ora sono finalmente libero. L'adolescente coinvolto nell'assalto di questa sera al 1281 di Elmfield è lo stesso ricercato dall'FBI. È armato e pericoloso. Ok, abbiamo completato anche il capitolo 5. Amore, determinato, riflessi rapidi. Successivo. Sì, ovviamente abbiamo un sacco di cose che non abbiamo esplorato, eh. Tutta la storia con Vanessa poteva andare a finire... in maniera totalmente diversa, eh. Proprio totalmente. Anche questa storia con Sharon. Vanessa è rimasta come amante. Piccante. Comunque, anche il capitolo 5 è finito. Nel prossimo episodio finiremo As Dusk Falls, perché il capitolo 6 sarà l'ultimo. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Rachel Spear. È tutto, al prossimo video!